L'obiettivo principale della Joint Star 2018, che è una federazione di esercitazioni delle singole forze armate, è quella di conseguire un livello di interoperabilità il più spinto possibile, mantenendo inalterati le missioni e gli scopi addestrativi delle varie forze armate. La Joint Star si divide in due parti, questa è soltanto la prima parte, la parte dinamica, e ci sarà poi una seconda parte che darà la Final Operation Capability al sistema di comando e controllo della capacità nazionale di proiezione dal mare, con la partecipazione ovviamente di tutte le componenti operative della difesa. Io ovviamente questi obiettivi mi sento di poter dire che li abbiamo conseguiti pienamente, ma soprattutto di dire veramente un caloroso grazie alle varie componenti operative delle Forze Armate che hanno partecipato con entusiasmo, dedizione e fornendoci grandissimi risultati. Siamo a Porto Zafferano, nel poligono di Capo Teulada, durante l'esercitazione Joint Star 2018. Quello che vedete alle mie spalle è il posto comando tattico espresso comando brigata Porto del Friuli in funzione comando di una landing force, cioè comando di una forza da sbarco. Ieri è sbarcata la forza di fanteria, oggi è sbarcato il posto comando tattico del comando brigata Porto del Friuli, di cui io sono il comandante. Per la prima volta l'esercito esprime in quanto la landing force a livello generale di brigata. La Vega 2018 è il maggiore evento esercitativo nazionale dell'aeronautica militare, inserita nel contesto Joint Star 2018 che federa altre esercitazioni, quale la Golden Wings e la Ramstein Gun. Questo ci permette di sviluppare uno scenario joint con un impiego degli assetti interforze in tutti gli scenari a cui l'aeronautica militare può essere chiamata a operare. L'aeronautica in questa esercitazione ha dato un flavor particolare, in particolare ha testato le capacità di Joint Personnel Recovery e di Air Land Integration, appunto a supporto dell'unità di terra. Questo è un focus abbastanza particolare rispetto alle edizioni precedenti. Tutte le linee dell'aeronautica militare sono impiegate alla Vega 2018. Alcuni assetti operano da decimo manno come le MiX, i Tornado, alcune linee degli elicotteri come l'HH-101 e l'HH-139. Altre linee come l'F-35 o il KV di nuova dotazione aeronautica operano le basi madre attraverso il rifornimento in volo. Tutto questo sotto il comando e controllo di un reparto comando DARS rischierato qui su decimo manno. Il contesto interforza è fondamentale perché ci addestriamo a operare nella stessa maniera in cui verremo chiamati nei contesti internazionali, dove appunto le unità non operano single service, ma in maniera integrata in modo che le unità di terra, mare e cielo possano esprimere le massime capacità che il paese ci richiede nel contesto internazionale.